Sottraeva denaro al fratello malato, guardia di finanza sequestra beni per 500.000 euro. San Benedetto, centro, borghi e colline, tra i tre progetti arrivano a Pesaro 45 milioni. Turismo, il governatore Acquaroli incontra i tour operator. Flash mob del Conservatorio Rossini con una lezione spettacolo in Piazza del Popolo. Giovedì 22 luglio, buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Questa sera in apertura parliamo di un'importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Urbino che ha portato al sequestro di beni, pensate, per 500.000 euro nei confronti di un 62enne accusato di essersi appropriato del denaro del fratello malato di cui era amministratore di sostegno. I dettagli in questo primo servizio. È stato eseguito dalla compagnia della Guardia di Finanza di Urbino un decreto di sequestro preventivo per circa 500.000 euro nei confronti di un 62enne residente a Petriano che si sarebbe reso responsabile di fatti di peculato dopo aver sottratto ingenti somme di denaro dai conti correnti del fratello, sofferente di una grave patologia neurologica e del quale era stato nominato nel 2010 amministratore di sostegno. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Urbino ha predisposto il ritiro di beni nella disponibilità dell'indagato per un importo pari all'ammontare delle somme che questo avrebbe prelevato dai conti del fratello nell'arco dei 7 anni in cui ha ricoperto l'incarico di amministratore di sostegno, incarico che gli era stato poi revocato nell'ottobre del 2017. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Urbino hanno permesso di ricostruire i flussi finanziari in uscita dai conti sui quali il 62enne era autorizzato e legittimato ad operare. Il fratello dell'indagato, deceduto nel marzo del 2018, era stato ospitato da più strutture residenziali di tipo assistenziale. Proprio nei confronti dell'RSA, però, risultavano accumulati importanti debiti a causa del mancato pagamento delle rette mensili. Questo dato, insieme alla situazione finanziaria denunciata dal nuovo amministratore, subentrato negli ultimi mesi di vita dell'uomo sottratto dei suoi redditi, dei quali facevano parte anche le entrate riconducibili alla pensione, hanno dato il via alle verifiche e alle ricerche che hanno portato ad identificare i movimenti e i prelevamenti effettuati dal fratello. La Procura della Repubblica ha provveduto quindi a formulare nei confronti del 62enne indagato la richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di peculato. Buone notizie per la città di Pesaro, oltre 45 milioni in arrivo, infatti per la città di Rossini. L'annuncio è arrivato dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e si riferisce agli importanti finanziamenti che hanno ricevuto l'ok dal Ministero delle Infrastrutture per i tre progetti di riqualificazione urbana e che interessano il centro storico, i borghi collinari e l'ex ospedale psichiatrico San Benedetto. Tanta la soddisfazione espressa quindi dal primo cittadino pesarese, così come dal vice sindaco e assessore alla cultura, Daniele Vimini. Il consueto spazio dedicato ai dati da Covid-19 nella nostra regione, quota 100 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale. È stato di 2.249 il numero complessivo di test effettuati, con 1.176 tamponi nel percorso nuove diagnosi, 1.073 nel percorso guariti, 99 il totale dei casi positivi riscontrati, con una percentuale di positivi rispetto ai test eseguiti dell'8,4%. I casi riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino sono stati 25. Cresce anche il numero di ricoverati. All'ospedale Marche Nord sono 6 le persone che attualmente si trovano nei reparti intensivi e semi-intensivi, mentre 3 sono i pazienti delle aree non intensive. Nelle ultime 24 ore, però, non sono stati notificati decessi legati al Covid-19. Ed ora è il momento di parlare di turismo, perché si è svolto ieri nella cornice delle cantine Moroder in provincia di Ancona un incontro promosso da Inside Marche Live tra tour operator e il governatore Francesco Acquaroli. Tematiche al centro dell'evento sono state le riprese e il rilancio del settore turistico regionale. Il servizio che vedrete è a cura di Marco Cadeddu.
Il rilancio del turismo marchigiano passa anche dall'incontro con gli operatori. Oggi nella splendida cornice della cantina Moroder di Montacuto, il presidente Acquaroli incontra i tour operator associati alla Inside Marche Live. Sì, è un incontro volto a conoscersi ancora più approfonditamente e raccontare un'idea di sviluppo turistico che può assolutamente portare la nostra regione ad essere una regione che vede il turismo come strumento forte di rilancio. Un turismo che non è solo più balneare, un turismo che è assolutamente anche destagionalizzato, che parte dal mare e va alla montagna attraversando le colline e i prodotti enogastronomici, la cultura, l'arte, la storia, un grande patrimonio di cui noi abbiamo a disposizione anche nella manifattura e nell'artigianato. Il nostro settore, appunto, i tour operator dell'incoming, che rappresentano, la nostra associazione rappresenta la quasi totalità dei tour operator dell'incoming della Regione Marche, ha espresso soprattutto alcuni punti al Presidente e Assessore al Turismo Acquaroli su cui assolutamente non possiamo transigere, ovvero una richiesta, una necessità di concertare le azioni anche per non disperdere le risorse che ci sono e che arriveranno e che sono dedicate appunto al settore del turismo. Seconda cosa, molto importante, anche un aiuto concreto, qualora la situazione dovesse appunto essere ancora più difficile con la ripresa della pandemia, un aiuto a fondo perduto per i tour operator dell'incoming. Il ruolo dei tour operator, facendo una metafora, è il ruolo dei progettisti, è coloro che riescono a mettere insieme quello che noi abbiamo sul territorio e possono sicuramente promuoverlo, portarlo all'estero e per il tramite e con il sostegno della regione anche fare appunto dei circuiti che oggi non riusciamo a vedere ma che ci sono e vanno organizzati. I tour operator sono strategici e centrali per un semplice motivo, perché spesso dove non arriva la promozione regionale arrivano i tour operator, anche nelle fiere, negli eventi internazionali, anche nella promo commercializzazione del territorio i tour operator giocano un ruolo centrale anche nei rapporti con gli operatori esteri e con quei paesi, e comunque rendono il turismo e lo promuovono quotidianamente anche su scenari dove la regione magari non è presente. Quindi per noi collaborare e lavorare con i tour operator e soprattutto dare un ruolo centrale agli operatori per noi è fondamentale per poter continuare a far crescere questa regione. La presenza del Presidente Acquaroli testimonia l'attenzione da parte della Regione Marche a questo tema, tanto che lo stesso si è tenuto la delega al turismo, e si è parlato dell'Agenzia dell'Internazionalizzazione Turismo che sta partendo, è in fase di votazione all'interno della commissione competente, e la scelta di Mancini è sotto gli occhi di tutti, è stata una scelta assolutamente azzeccata, un testimone d'eccezione che fa parte di questa regione, quindi un testimone veramente naturale, come ha detto il Presidente, per cercare di rilanciare un turismo molto importante all'interno della nostra regione e far sì che la regione si faccia veramente capace, portatrice di una programmazione ed incentivo nel territorio per i nostri turisti. Spazio ora per le vostre segnalazioni, come sempre segnatevi e registrate sul vostro cellulare il nostro numero WhatsApp 370-366-7210. Vi mostriamo questa sera un video che ci arriva direttamente da un telespettatore che chiaramente ringraziamo, il quale ha deciso di denunciare le condizioni in cui versa il marciapiede di via Milazzo, per il quale viene richiesta quindi un'adeguata manutenzione del verde che fino ad oggi non è stata effettuata. Quindi vedete queste immagini e questa zona, insomma, è da ripristinare. Noi chiaramente gireremo questo messaggio a chi di dovere. Ed ora cambiamo completamente argomento, perché è stato un vero e proprio laboratorio musicale quello andato in scena ieri pomeriggio in Piazza del Popolo e che ha visto protagonisti gli studenti del Conservatorio Rossini. Vi raccontiamo questo bel momento in questo prossimo servizio. Ha richiamato l'attenzione di cittadini e turisti presenti in Piazza del Popolo l'esibizione Flash Mob, che ha visto oltre 50 studenti del Conservatorio Rossini di Pesaro suonare all'aperto sotto la direzione del maestro Michele Mangani. Oltre un'ora e mezzo di spettacolo, durante il quale allievi e docenti hanno dato vita ad un laboratorio musicale per mostrare e raccontare cosa accade dietro le mura di un conservatorio e l'attività dei musicisti durante la preparazione di un concerto. Oggi è stata un po' la fase finale di un progetto
denominato International Music Project, che abbiamo ormai da qualche anno in conservatorio e in cui collaborano anche università importanti americane. Quest'anno, per via appunto della pandemia, abbiamo dovuto rimodulare questo progetto, perché non avendo la possibilità di ospitare studenti e docenti americani abbiamo un po' rivisitato questa cosa, facendo comunque quello che è alla fine all'interno del corso la cosa principale, cioè un corso di formazione orchestrale, ma lavorando all'interno del conservatorio a piccoli gruppi, perché di più non c'era permesso, e poi venendo a fare appunto la giornata finale del corso all'aperto, per poter mettere insieme tutti questi 51 ragazzi, studenti appunto del nostro conservatorio. E quindi oggi abbiamo fatto in realtà una prova generale, che abbiamo chiamato prova appunto al pubblico. In parte abbiamo eseguito i brani per intero, in parte abbiamo concertato i brani, il pubblico ha potuto anche seguire quelle che sono appunto le fasi di concertazione, di prova, di studio, no? Che si fanno nella nostra attività pratica. La musica e la cultura in generale ha bisogno di riprendere, c'è questa necessità sia per chi fa, no, questa attività, ma anche per i fruitori. Il pubblico ha bisogno di andare a teatro, ha bisogno di riprendere questa attività, e i musicisti hanno bisogno di farlo, perché chi ci vive, ovviamente, soprattutto chi fa questo di mestiere, i nostri studenti hanno bisogno di farlo per crescere, e per cui speriamo che sia di buon auspicio per una ripresa totale e anche forse di più di quello che c'era prima, perché poi questo è importante. Anche in questo anno difficile abbiamo fatto tantissime iniziative, all'inizio in streaming, poi c'è stato l'Open Day in che abbiamo riempito la città di Pesaro di ragazzi che suonavano, e oggi è stato su quella falsariga, abbiamo voluto riproporre questa cosa per far vedere appunto quello che produciamo, perché abbiamo spesso anche delle eccellenze che non tutti conoscono, e ovviamente è anche poi motivo in qualche modo di sponsorizzazione, perché ovviamente abbiamo i corsi attivi, le nostre iscrizioni sono fino alla fine di questo mese, e per cui tutto ovviamente serve. Arriverà entro la settimana la firma che consente l'approvazione formale da parte del segretario regionale del Ministero della Cultura per le Marche per la partenza del cantiere restauro sulla pala di Giovanni Bellini, tesoro assoluto dei Musei Civici di Pesaro. L'atto porterà a conclusione il progetto di recupero avviato nel 2019 e interrotto lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria. Sabato 24 luglio alle ore 21 proseguono i concerti sotto le stelle di Interludio 2021. A salire sul palco dell'Arena all'Aperto del Parco Miralfiore di Pesaro sarà la volta della giovane e bravissima Karima, accompagnata dalla Color Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti. Sabato 24 luglio invece, dalle ore 12 presso il ristorante La Ginestra al Passo del Furlo, verrà inaugurata la prima edizione del progetto dedicato all'arte contemporanea e alla scultura, dal titolo Natura Viva Hortus Conclusus. Il progetto, promosso da Marina Giacomel, nasce con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso il confronto tra elementi della terra marchigiana e l'arte contemporanea. Saranno in mostra le installazioni di diversi artisti e la giornata inaugurale sarà arricchita dalla presentazione dei nuovi progetti e prodotti Midor. E continuiamo con il nostro telegiornale. Più accessibilità sulle spiagge pesarese, è avvenuta infatti ieri la consegna della carrozzina per il mare Ariel, donata dagli assessori e dai consiglieri comunali al Lido Vigili del Fuoco di Baia Flaminia. Il mezzo sarà un servizio presente al Lido dei Vigili del Fuoco e disponibile anche ai fruitori della spiaggia libera adiacente, grazie alla disponibilità di Roberto Bicari, vigile del fuoco e gestore del Lido. La carrozzina per il mare multifunzionale del gruppo Jolly Casa International permette di spostarsi autonomamente e con estrema facilità su strada, sabbia e anche in acqua. Tanti sono gli spettacoli e gli eventi in programma per i prossimi giorni, ecco il nostro spazio eventi. Lucio Signoretti della compagnia teatrale GAF, due serate, ma perché due serate? Perché lo scorso anno abbiamo provato questa pazzia, proviamo due serate, abbiamo avuto un bel successo, una bella partecipazione del pubblico, e allora perché non riprovare? E ci riproviamo anche quest'anno. Tant'è che poi non solo riproviamo le due serate, ma portiamo in scena il sequel della commedia dello scorso anno.
Allora, lo scorso anno abbiamo rappresentato una commedia che parlava dei nostri comportamenti, diciamo, durante questo periodo di pandemia, dei lockdown, le mascherine e quant'altro. Chiaramente abbiamo cercato di fare il tutto nel rispetto dell'argomento trattato, no? E ha avuto un successone. Allora, cosa ci siamo detti? Riprendiamo esattamente da dove si è terminata la commedia dello scorso anno, quindi ad agosto del 2020, riprendiamo la storia, la storia si evolve, continua, abbiamo inserito nuovi personaggi e abbiamo pensato di fare questa pazzia, è la prima volta che facciamo un sequel. Anche perché poi ci vuole davvero, l'ha già detto, una certa sensibilità, perché affrontare un tema difficile come questo, con comunque l'ironia che ci fa ben sperare nel futuro, nella vita, che tanto supereremo questa fase così difficile, non è sicuramente una cosa semplice. Non è una cosa semplice, ci siamo riusciti lo scorso anno, speriamo di ripeterci anche quest'anno, di essere leggeri, di portare buon umore e di trattare gli argomenti nel giusto modo, ma ci siamo riusciti, quindi siamo ottimisti. E soprattutto voglio dire, questa commedia è un sequel, però ha una fine, quindi non ha un finale aperto come era quello dello scorso anno, ma un finale chiuso, perché non la vogliamo più ripetere con questi, vogliamo parlare di argomenti diversi, insomma, di altra natura, e quindi vuole essere anche di auspicio, insomma, ecco, questa commedia. Comunque, chi si vuol divertire deve venire il 23, il 24 luglio qui all'Arena BCC, perché noi promettiamo divertimento, buon umore, risate, e noi nelle prove, stiamo facendo le ultime prove, insomma, ci stiamo divertendo parecchio, perché noi, come dico sempre, noi siamo i primi spettatori esigenti di noi stessi, perché se non ci divertiamo noi non riusciamo poi a trasferire al pubblico quella spontaneità, quel divertimento, quella complicità che c'è fra di noi. Siamo pronti per questa 36esima edizione della Festa della Crescia Matta. Dopo un anno di stop Covid abbiamo deciso di ripartire. Non è stato semplice, perché naturalmente sapete quando succede un fatto del genere che non ce l'aspettavamo. Dopo 35 anni interrotti ci siamo dovuti fermare, però la volontà era quella di ripartire, anche se purtroppo non c'è musica e non si balla, che era il nostro forte, con le orchestre migliori che il territorio ci poneva. Quest'anno puntiamo sul ridere. Naturalmente abbiamo bisogno tutti di ridere, perché avremo due serate teatrali dialettali col GAF, venerdì e sabato, e domenica avremo Bicio e il Romagnolo a raccontarci quattro barzellette. Naturalmente si può mangiare da asporto chi vuol mangiare l'oca, si può mangiare allo stand quello che uno vuole, piadina, crescia matta, farciture, salsiccia, erba, prosciutto, varie farciture o l'oca. Invece, prenotando il tavolo, sarete serviti come al ristorante. Praticamente ci sono due menù, uno da 15 euro dove c'è tortellini, crescia, salsiccia, prosciutto, piadina, dolce, vino, acqua o birra, da 15 euro. Invece il menù dell'oca naturalmente avrà un costo superiore, perché l'oca è un piatto prelibato ma molto costoso. Naturalmente un menù da 30 euro dove ci saranno sempre tortellini, oca in porchetta, patate arrosto, dolce, vino, acqua o birra. Naturalmente vi aspettiamo, sperando numerosi, per questa edizione. Naturalmente avremo, per il Covid, distanziamento, significa che sia la cassa sia lo stand si va contingentati, come si fa il vaccino o i tamponi. Naturalmente poi tutti hanno il posto seduti, non avremo nei tavoli le panche ma le sedie per stare distanziati, una sedia ogni metro, perciò poi se uno è parente o moglie, marito, si può unire, però naturalmente poi rimane lo spazio distaccato. Perciò di nuovo un appello a tutti i fanesi, pesaresi e troterra, venirci a trovare venerdì, sabato, domenica, 23, 24, 25. Chi vuol stare come al ristorante e non fare la fila, oppure essere servito tranquillamente, prenoti al 348 27 15 070. Naturalmente per chi non è di Fano siamo a Tre Ponti. Dopo due anni di inattività a causa della pandemia e del coronavirus, finalmente il Grillo d'Oro scende in campo grazie a un'iniziativa data da Daniele Vimini, il vice sindaco di Pesaro, che mi ha proposto di partecipare a Mira al Teatro.
Mirial Teatro è un contenitore legato a eventi, musica, spettacoli, durante il quale al Parco Miralfiori di Pesaro si svolgono le serate inerenti agli spettacoli. E quest'anno quindi, domenica 25 luglio, al Parco Miralfiori alle ore 21:15, il coro del Grillo d'Oro, diretto da Gabriele Foschi, scende in campo. All'interno del contenitore, quindi dell'evento, della serata, avremo un cantautore di fama locale, Davide Pagnini, che si esibirà con il suo nuovo singolo. Inoltre avremo un super ospite di fama nazionale, artista, attore, che ha subito accettato la nostra proposta senza esitare. Torna il Grillo d'Oro in una versione speciale, un concerto d'estate in una location anche inedita per il Grillo d'Oro, l'anfiteatro Fabrizio De André qui del Parco Miralfiore, che è stata una bella scoperta negli ultimi 2 anni dovuta anche alla ricerca di spazi aperti, di spazi più larghi a causa della pandemia, e proprio la pandemia si vuole lasciare alle spalle questo momento estivo in cui potremo riassaporare le atmosfere magiche vissute 2 anni fa al Teatro Rossini, ma in una nuova veste concertistica, sempre ringraziando l'organizzazione di Gontrano Alessandri, motore di questa manifestazione, la partecipazione di Gabriele Foschi, presente anche l'edizione del Teatro Rossini, e parte dell'incasso andrà destinato a un progetto sociale rivolto ai bambini della nostra città, bambini che hanno sofferto particolarmente questo periodo di pandemia, e quindi insomma, si sta studiando assieme a Gontrano e Grillo d'Oro una finalità che verrà poi presentata durante la serata, legata appunto a un aspetto sociale e creativo legato ai più piccoli. È nata, diciamo, innanzitutto nella mia mente, nella mia anima, nella mia grande preferenza e amore per Rossini. Fin da ragazzino io mi sono appassionato alla sua musica. Con l'andare degli anni ho anche cercato di approfondire il bel canto e ho scoperto che, a parte Rossini, Donizetti, Bellini, c'era una pletora di altri compositori italiani. Ho fatto addirittura un inventario, sono più di 50 quelli, diciamo, che si possono qualificare in qualche modo e che sono ancora in qualche modo conosciuti, per un totale di opere di oltre 1200, quindi una ricchezza, un patrimonio sepolto, dimenticato, che viene eseguito ogni tanto in qualche parte del mondo isolatamente. E quindi ho detto, ma tra queste 1200 opere, quelle che conosco sono bellissime, sono quelle poche che sì, sono state pubblicate, tante altre sono sepolte nelle biblioteche, è un patrimonio di cultura italiano dimenticato che il mondo ci invidia. Bel canto è una parola italiana, e si scrive bel canto, è una parola unica. Allora ho detto, perché non fare un festival? L'idea è nata poi insieme a Daniele Agiman, mio caro amico, direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Rossini. Abbiamo parlato con Saul Salucci, sono stati tutti entusiasti, poi con Rolf, che ha detto anche noi avevamo una simile iniziativa all'inizio degli anni 2000, poi l'abbiamo lasciata cadere, la Fondazione e il Comune di Pesaro. L'idea è nata all'inizio dell'anno e noi ci troviamo il 1 di agosto di quest'anno col Teatro Rossini di Pesaro, ci viene messo gentilmente a disposizione per un'edizione zero, un concerto di arie e sinfonie, giusto per far assaporare alla gente la ricchezza, la bellezza di queste musiche. In un momento come questo, non accontentarsi ma rilanciare addirittura sul nuovo festival, credo che sia un bellissimo messaggio. Questo primo anno si terrà tutto in una data, in un'unica serata al Teatro Rossini, il 1 agosto, ed è un festival che vuole aprire, diciamo, una finestra su una fase poco celebrata ma fondamentale, diciamo i 40 anni che vanno tra la morte di Mozart e il momento in cui Rossini ha sostanzialmente smesso di comporre, quindi praticamente tra la fine del Settecento e la prima parte dell'Ottocento, in cui è nata quella che ora è la tradizione, insomma, del bel canto italiano, che passa per tanti compositori apparentemente minori. E quindi, diciamo, una giornata di festival musicale che anche questa speriamo possa poi crescere nel tempo e diventare un vero e proprio riferimento nazionale, tant'è che parte come Festival del Canto Nazionale, e per questa arte che ci contraddistingue nel mondo e che, ripeto, è celebrata per i grandi titoli, è celebrata per i grandi momenti, i grandi compositori, ma non sempre mette l'attenzione su tutte quelle decine di compositori importanti che hanno creato le condizioni per il periodo d'oro, insomma, di Rossini, Bellini, vi dicendo.
Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, questa sera però vi ricordiamo un appuntamento molto importante perché su Rossini TV vedrete la terza puntata delle Stelle continueranno a brillare, questo meraviglioso documentario di Gastone Mazzanti che racchiude delle testimonianze inedite della Pesaro negli anni 1935-1945. Alle 21.15 non perdetevi la puntata e vi ricordiamo anche che potete richiedere il cofanetto con la raccolta di tutte le puntate chiamando il numero della nostra redazione. E vi ricordiamo anche di scaricare la nostra app Rossini TV vicino a te sempre di più, anche in estate, grazie al vostro telefonino potete seguirci o in diretta o in podcast, potete seguire i nostri programmi e le nostre informazioni semplicemente collegandovi all'app di Rossini TV. Vi ricordiamo che è gratuita. Ho detto davvero tutto, grazie per averci seguito anche questa sera, l'appuntamento torna domani con la nostra rassegna stampa alle 7.20 che sarà condotta da Daniele Romagna.